In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, iniziamo oggi questa prima domenica di Avvento. Oggi infatti è il 2 dicembre, questo cammino di preparazione al Santo Natale di nostro Signore Gesù Cristo. E ci prepariamo a una delle più grandi solennità appunto cristiane, che è appunto il Natale, con i commenti al Vangelo, con le meditazioni appunto liturgiche di Don Prosper Guéranger. Se gli uomini avessero voluto dare un corso diverso all'amore di Dio, per tutte le volte che abbiamo condannato un fratello, perdonaci, Signore. Thank you.
Lettura del libro intitolato La Rosa Normanna del sacerdote Don Alessandro Maria Minutella. Che cos'è l'ostia? Dopo la consacrazione, l'ostia è il vero corpo del nostro Signor Gesù Cristo, sotto le apparenze del pane. Nel calice, prima della consacrazione, che cosa si contiene? Nel calice, prima della consacrazione, si contiene vino con alcune gocce d'acqua. E dopo la consacrazione, che cosa c'è nel calice? Nel calice, dopo la consacrazione, c'è il vero sangue del nostro Signor Gesù Cristo, sotto le apparenze del vino. Quando diventano corpo e sangue di Gesù il pane e il vino? Il pane e il vino diventano corpo e sangue di Gesù al momento della consacrazione. Dopo la consacrazione non c'è più niente del pane e del vino? Dopo la consacrazione non c'è più né pane né vino, ma ne restano solamente le specie o apparenze, senza la sostanza. Cioè, dopo la consacrazione rimangono le specie o apparenze, cioè noi vediamo ancora pane e vino, ma la sostanza non è più quella del pane e del vino, ma sono diventati corpo e sangue di Gesù. Vi ricordate i miracoli eucaristici? I miracoli eucaristici lo hanno dimostrato. Cioè io ricevo l'Eucaristia e sento il gusto del pane, ma non è più pane, è diventato il corpo di Gesù. Allora, le apparenze, l'apparenza rimane di pane e di vino, ma la sostanza è il corpo e il sangue di Gesù. Va bene, andiamo avanti. Quando si rompe l'ostia in più parti, si rompe il corpo di Gesù Cristo? Quando si rompe l'ostia in più parti, non si rompe il corpo di Gesù Cristo, ma solamente la specie del pane, e il corpo del Signore rimane intero in ciascuna parte. Cioè, quando il sacerdote tiene in mano l'ostia e la rompe a metà, oppure magari rompe dei pezzettini, non è che rompe Gesù in tanti pezzettini. In ogni pezzettino c'è presente Gesù tutto intero. Anche questo è un mistero. Ma Dio è grande e può fare qualsiasi cosa. Allora, il pane rimane con il gusto del pane, le apparenze del pane, ma la sostanza non è più quella, diventa corpo di Gesù. Il vino lo stesso, rimane col profumo di vino, col gusto di vino, ma ha solo l'apparenza, perché la sostanza diventa sangue di Gesù. Seria Doloris, Deus in adiutorium meum intende. Domine adiutorium meum sila. Veni, Sancte Spiritus. Veni, per Maria. Veni, Sancte Spiritus. Veni, per Maria. Veni, Sancte Spiritus. Veni, per Maria. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì in sepolcro, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede dall'essa di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritu Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Lodato sempre sia. Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo.